Ragazze, ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere, siamo qui su Dragon Ball Dokkan Battle e oggi è il giorno del quinto anniversario e quindi ci sta a fare veramente veramente parecchia roba che hanno dato in questi giorni, quindi ho accumulato un po'. Prima cosa, hanno dato questa sorta di medaglia di gemma, così dire, e io ne approfitto per prendere una Broly perché fa parte del mio team. Infatti eccolo qui, questo è la comunque ho già fatto un Dokkan Woken, però ci si mette poco a farlo tornare indietro e poi fare il reverse. E ok. Ah, ok, quindi una volta che okay, fa fare stage, skill orbs, cose del genere. Ok, ora vado a vedere se ci dà qualcosa di utile. Ok, ah, questo qui multi summon 200 gemme. Non penso che ci si metterà troppo a farlo, però io volevo fare questa qui di evocazione di Summon, avendo 36 bigliette in teoria dovrebbe uscirmi spero qualcosa di decente. Ok, Frost Ultimate Gone. Questo cabiangino, devo vedere, tu che punto arrivavi? Ah, ok, niente, giusto SSR, ma non esce nulla di particolare. Cosa arcobaleno? Se rimane Super Saiyan 1, ok. Rimasto Super Saiyan 1, quindi potrebbe uscire qualcosa di buono. Ok, Trunks SSR, Vegeta SR, Frost un'altra volta, Majin Buu. Ok, l'unico è questo qui, che al massimo diventa UR. Molto probabilmente darò via anche quello. Ora vediamo se invece in questo caso potrebbe uscire qualcosa di buono. Ok, è rimasto sempre Super Saiyan di primo livello. Quindi non penso che uscirà veramente effettivamente qualcosa di buono. Infatti, allora posso fare altre 4 multi e una singola, quindi dobbiamo vedere se effettivamente sto giro saremo nuovamente fortunati. 2, vediamo se c'è il terzo, se no ora dovrebbe uscire qualcosa di in teoria di meglio rispetto a prima. Appunto. Allora, vediamo tu se diventi qualcosa. Ok. Ok. Tu dovresti. Ok, questo dovrebbe diventare, diciamo, non dico forte, ma comunque buona. Quindi diciamo che un PG discreto è uscito. Ora vediamo se questo giro si esce qualcosa. Ok, sempre Super Saiyan di secondo livello. Quindi dovrebbe uscire forse un SSR. Appunto, eccolo qui. Vegito, questo ce l'ho. Anzi, in verità è molto buono perché già ce l'ho UR, quindi è buono per sbloccare la
per sbloccare una delle route. Ok, tu diventi al massimo UR. Ok, altre due multe. E la cosa effettivamente può. Per Vegito, almeno quanto riguarda Vegito, è buono perché ce l'ho nel team, quindi mi si potenzia abbastanza. Ok, Super Saiyan di secondo livello. Qui abbiamo Majin Buu, Dottor Gero, Bardera, Nappa e Trunks, quindi a questo giro non è uscito assolutamente nulla. Ora, questa è l'ultima multi, speriamo effettivamente che esca qualcosa di buono. Perché fino ad ora qualcosa di discreto è uscito, non cose ottime però. Ok, ora l'ultima cosa che posso fare è questa qui, singola. Ora vediamo se esce qualcosa in questa qui. Ok, piccolo STR SSR. Ok, quindi tu potresti rivelarti buono, quindi stiamo a 2 PG buoni. No, non volevo fare la wagon tuo, anche perché finito i soldi. No, non neanche il tuo Broly. Ok, devo fare il reversa di Broly. Questo perché e in questo modo, facendo il reversa, ho la possibilità di sbloccare un'altra rotta. Infatti, eccolo qui, che ne avevo sbloccata solo una in totale. In questo caso posso sbloccare la seconda. E quindi in questo caso faccio veramente veramente tanto. No, non volevo andare su autoplay ed infine completare questa zona. Ok. E l'unico che ora devo rialzare è appunto sempre Broly. 5 missioni completate. Vediamo cosa mi dà. Ok, dà un ticket, un altro. Guarda, cioè in questo modo faccio prima. In totale, ok, mi ha dato 4 biglietti. Ora devo sempre fare Leader Potential, ma questo giro di del nostro amico Vegito. In questo modo sblocco un'altra rotta, ovvero la seconda. Ok, e ho praticamente finito quelle Viola e Smolla, però la cosa non mi crea troppi problemi, però ora devo andare qui nelle chain, nella zona di scambio, perché in questo modo do via tutti quei PG che non servono.
anche perché in questo modo guadagno un bel po' di punti. Ok, se SR, tu non ricordo che, ok, diventavi al massimo UR senza neanche fare il Dokkan, quindi non è che è chissà quanto forte. Ah, il tuo Goku. Non mi ricordavo che avevo questo Goku in squadra. Ok, sono. Ok, mi pare che questo sia quello che devo usare per completare le missioni. Quindi non ho, non, per il momento non lo do via. Ok, ho fatto circa quasi 35.000 di punti. E quindi ne approfitto per prendere un po' di medaglie da qui. Ok, per il momento qui sto a posto. Non ho visto se ci stanno altre. Ok, sì, qui sì, ci stanno altre cose utili. Allora, sono personaggi, prevalentemente personaggi. Non so se sbuca qualcosa di utile. Ok, qua ci. Ah, ci stanno pure le orbs. Queste è veramente buone come cose. Locazioni, strumenti per potenziare quelli, danno i soldi. Sono quasi tentato di prendere questo qui da 5 milioni. Sì, alla fine lo prendo con gli ultimi 5. Non credo ho la possibilità di prendere qualcosa. No. Ok, do via questi due, se almeno sto a 6 milioni, dati via. E dovrei stare a posto. Ora, cosa che sicuramente farò è innanzitutto è prendere questa zona, far risalire comunque un po' il livello del sovrattacco. Ok, che l'ho portato al livello 5. Sperando che ora a livello 6/7 dovrebbe arrivare. Ok. A livello 6/7 ci è arrivato. Ok, ho pure abbastanza soldi per farti arrivare all'item potential. Ah, non posso. Ok, non arriva subito al livello 100. Ok. Ah, ok, giusto, sta al livello 100. Ora, sempre con lo stesso ragionamento, vado qui e sblocco le 4 route di Goku. Diciamo che al momento non ho come obiettivo quello di, diciamo, potenziare tutti i PG e tutto, ma l'obiettivo principale è quello di allenare il più possibile, e la videocamera ha deciso di non mettermi più a fuoco. Ok, in questo momento sto al sbloccato tutti e quattro le zone, i percorsi, e quindi ok, e quindi non posso andare troppo avanti. Solo questi due, ok, sì, perché quelli blu sono rimaste veramente in poche. Ora vediamo le missioni che ci hanno dato, se ci hanno dato qualcosa di utile. Ok, che è quello del training e basta.
qui era qualcosa? Sì. Mi hai dato Goku. Ok, e quindi posso vendere questo PG. Ok, la cosa è buona perché in questo modo sto potenziando un bel po' la squadra. Mi pare che avevo intravisto un Nappa, appunto, che non avevo venduto. Ora diciamo che a te ti do tranquillamente il vecchietto lì che ti fa alzare di un livello e posso fare lo Zera Awoken. In questo modo ce l'ho abbastanza potenziato. Stessa cosa vale per Junior. E quindi dovrei stare a posto. Allora, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto e ciao a tutti voi.